Sono Giorgio Trentin, dirigente del settore ricerca, innovazione e diversificazione agricola del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione del Veneto. La misura 16, Cooperazione, è di nuova introduzione nella programmazione dello sviluppo rurale. Sostiene le spese funzionali all'aggregazione delle imprese agricole e forestali con altri soggetti, con l'obiettivo di realizzare progetti di innovazione, costruire filiere corte, sviluppare progetti collettivi ambientali, favorire l'approvvigionamento delle biomasse per l'uso energetico, sviluppare l'agricoltura sociale e le fattorie didattiche. La misura si sviluppa in più interventi che sostengono forme di cooperazione diversificate, ma per tutte le imprese devono essere nel fulcro. Tra gli interventi in cui si articola la misura, l'intervento 16.1 è di particolare interesse perché sostiene la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del Partenariato Europeo per l'Innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura. Tali gruppi sono costituiti da imprese, ricercatori, consulenti, organizzazioni, enti pubblici e altri portatori di interessi che si aggregano attorno ad un progetto di innovazione il cui obiettivo è risolvere un problema reale delle imprese. I bandi avranno finalità diverse. Un primo tipo sarà rivolto a chi chiede un sostegno per la preparazione di un progetto e per aggregare i partner. Un secondo sarà invece rivolto a chi, come gruppo operativo e con le misure del PSR, intende sviluppare un progetto di innovazione. Nel primo caso, il sostegno avrà una durata di un anno. I progetti dei gruppi operativi potranno invece durare fino a 5 anni. La percentuale di contributo è pari al 100% delle spese sostenute per un massimale di 50.000 euro all'anno. Gli altri interventi hanno la medesima impostazione, ad eccezione di quelli finalizzati a sostenere le filiere corte e l'approvvigionamento delle biomasse per l'uso energetico. Per le modalità di accesso agli aiuti è necessario fare riferimento ai bandi di finanziamento pubblicati nel bollettino ufficiale regionale. Per maggiori informazioni è possibile consultare il portale regionale dell'agricoltura www.piave.veneto.it e il portale istituzionale www.regione.veneto.it.